Vince questa sesta edizione del campionato mondiale di pesto al mortaio Alessandra Fasce da Genova. È una grande soddisfazione personale già aver fatto la prima gara, sono molto soddisfatta. Poi sono stata chiamata nei 10, già non ci potevo credere, adesso addirittura per vinto per questo passando. Da 7 anni ho fatto la prima volta i ravioli fatti in casa. Da domani cosa cambia per la campionessa? Cambia che domani intanto è una giornata lavorativa, quindi... Quindi di nuovo in cucina. Domani faccio il mio. È una grande soddisfazione. Cambia che una volta, finalmente dopo 36 anni, la prima soddisfazione vera nella vita è questa. Professionalmente parlando, intendo. No, visto come lo facevano i miei colleghi, poi ho imparato. Secondo me ognuno lo fa a suo modo e ognuno ha la sua manualità, non posso dire, magari si può dire sì, metti prima l'aglio, poi i pinoli, poi questo, poi quello, però ognuno ha la sua mano. Grazie a tutti. Lui è stato il più bravo giudice che mi ha trovato in vita mia. Male! Mamma mia, Romy, non ci credo! Non ci credo, Romy! Ciao! Dai, che comodo! Veramente grazie a te che ho partecipato con la mia! È merito mio, perché lo fate scrivere io! Grazie! Svendolate i cappellini! Al tre li lanciamo in aria! Uno, due, tre! Questo è il campionato mondiale di pesto al mortaio. Genova protagonista, Alda Bernardelli, Petra Bianchi, Paolo Brovia, Massimiliano Cresta, Davide Cocco, Alessandra Fasce, Maria Gazzo, Enrica Monzani, Cinzia Scaramazzino e Giovanni Baghino. La finale! Più studiata del mondo, un'altra curiosità, Giovanni Baghino, sono coloro leggendo il fiore santo e l'olio extravergine d'oliva, tanto per 2 anni cosa la Alessandra Fasce. Brava. Grazie a tutti.